finale che si preannuncia tutta da seguire, ne resterà soltanto una, quella che potrà portarsi a casa la Coppa al termine del match. Manca poco al calcio d'inizio, non cambiate canale. Ferrucci Pardo e Lelio Dani pronti come sempre a raccontare lo spettacolo del grande calcio. Sta per andare in scena l'ultimo atto fra due squadre protagoniste di un cammino entusiasmante. Solo per una però il finale sarà lieto. Restate con noi per scoprire chi si porterà a casa il trofeo. Tanta tanta qualità in campo oggi, da una parte e dall'altra dovrebbe uscirne una grande sfida nel segno dello spettacolo e delle occasioni. Supercoppa italiana mette di fronte il meglio del calcio italiano dell'ultima stagione e per questo viene naturale attendersi una partita in grado di tenerci incollati alla poltrona dal primo all'ultimo minuto. La qualità in campo è altissima, sia da una parte che dall'altra, ed entrambe vogliono aggiungere un altro trofeo alla propria bacheca. Ecco la formazione iniziale. 3-5-2 il loro modulo iniziale, con il tecnico che ha aumentato la densità in mezzo al campo e non ha rinunciato alle due punte. Scelta che ci può stare, Pier, dettata anche dagli uomini che ha a disposizione. Qui chiaramente l'assetto può subire anche delle modifiche in corsa, secondo degli eventi del match. Vediamo la formazione iniziale del Napoli, eccola. Sommer tra i pali, Kovacic insieme a Sergio Busquets a centrocampo. In avanti giocano con una sola punta, vedremo se basterà per tenere impegnata la difesa avversaria. Viene avanti, palla al piede. Dice di no, tuffo prodigioso. La tocca corta. Altro tiro dalla bandierina. In area il calcio d'angolo comodamente controllato dal portiere. Palla recuperata, attenzione. È stato fermato dal difensore. Arbitro che fischia il fallo. Tra i più attesi Iker Muniain, che giocherà per la prima volta con questi compagni. Il tecnico aveva chiesto un esterno veloce, dotato di tecnica, uno capace di ricoprire più ruoli dalla metà campo in avanti. Pierlo Braha, Federico, c'è spazio per andare. Muniain, chance per passare in vantaggio. Hanno trovato subito il gol, partita già caldissima. E questa è l'immagine del gol, arrivato al termine di un possesso palla prolungato. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Sono in vantaggio, allenatore che appare soddisfatto della prestazione dei suoi. Ottimo il recupero, riconquista palla. Capisce tutto Busquets. Attacca il giocatore del Napoli. Busquets.
e c'è il gol, con il risultato che cambia e torna subito in equilibrio, due gol in rapida successione. Il replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito il gol fatto. È arrivato come un treno sul pallone e non ho avuto problemi a metterla dentro. Buona qui la lettura del difensore. Possesso perso. Lozano. L'arbitro lascia giocare, dà il vantaggio al Napoli. Mertens! Grande entusiasmo per il gol che vale il vantaggio. Questo gol merita di essere rivisto, per far vedere come si calcia la palla. Potenza, precisione, c'è tutto in questo tiro. Ipnotico nei confronti degli avversari. Opportunità per il cross. Lozano. Tackle decisivo. Si aprono spazi invitanti. Difesa un po' aperta qui, attenzione, pericolo. Zaniolo. Occhio da lì. E c'è il gol, con risultato che cambia e torna subito in equilibrio. Due gol in rapida successione. E queste le immagini del gol. Arrivato al termine di un possesso palla prolungato. È stato bravo qui a resistere all'attacco del difensore e a battere il portiere. Ha scelto bene il tempo. Occhio più alla ripartenza. Occhio a Zaniolo. Prova a sorprendere la difesa con un lancio profondo. In acrobazia. Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Possiamo rivedere il gol. Difesa che poteva fare qualcosa di più per interrompere il lungo fraseggio avversario. Un'esecuzione al volo perfetta da mostrare ai bambini delle scuole calcio. Molto bella. Con questa rete fanno felice il proprio mister, che non ha smesso di incitarli da... Dries Mertens. Servito Lozano. Sergio Busquets. Occhio qui all'azione del Napoli. Sfugge qui al difensore. E c'è il gol! E trovano di nuovo il vantaggio. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. È stato bravo qui a resistere all'attacco del difensore e a battere il portiere. Mertens. Lancio impreciso di Mertens. Hanno spazio per andare in contropiede. Si lanciano negli spazi. Si
suggerimento interessante nell'area avversaria. Abraham, palla in rete, non hanno perso tempo e hanno trovato la forza di reagire. Replay questo che ci permette di apprezzare meglio il gol. Bella la giocata all'indietro del compagno. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Occhio a Zaniolo. Federico. Ha molto spazio per andare. Tenta la conclusione. Il riflesso di Sommer, ma non è finita. Trova un compagno libero in area. Pallone sul palo, attenzione. Ecco Zaniolo. C'è il gol ed è il terzo oggi. Completa un fantastico hat-trick. Gol che merita di essere rivisto per apprezzare meglio il giro palla prolungato in attesa del momento giusto. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. Vantaggio che... Abraham. Palla per Zaniolo. Ottimo intervento difensivo. Finisce qui dunque il primo tempo, 5-4, una partita bellissima, spettacolare e ancora molto aperta. Non bene qui il possesso palla. Mertens. Ottima lettura difensiva. Serve Nicolò Zaniolo. Occhio a Zaniolo che è solo. Può calciare in porta. C'è deviazione ma non è finita. Che gol fantastico. Ha trovato la rete con una volée spettacolare. Conclusione al volo che merita di essere vista e rivista. Perché ha avuto la palla buona e non ci ha pensato due volte. Dries Mertens sta facendo fatica a correre, deve sentire parecchio dolore, non sembra in condizione di continuare. Insigne, intervento comodo della difesa. C'è la possibilità della ripartenza. Ecco Zaniolo. Prova in porta. Dice di no con questo intervento. Kovacic, Busquets, Mertens. Buono qui il recupero del pallone. Va in verticale, non male l'idea. C'è spazio per il contropiede. Occasione! E c'è il gol, è la sua giornata, doppietta per lui. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto, da quella distanza.
ci sarà la touche. Lobotka. Occhio a Mertens. Da lì può andare col cross. Controlla il possesso del pallone. Occhio al cross di Mertens. Si oppone al tiro. Ancora 600 secondi alla fine. C'è spazio per lui. Era un'occasione importante, l'arbitro non ha avuto dubbi. E vediamo se c'è il cartellino. Tutto fermo, è offside. Volevano il rosso qui per quello che la denominazione inglese chiama doxo. Poteva starci qui l'espulsione. L'arbitro alla fine ha optato per un semplice giallo e possono tirare un sospiro di sollievo. E la mette, è stato freddissimo qui e c'è il gol, era il giocatore più atteso e non ha deluso le aspettative, subito a segno. Il tecnico gli ha dato fiducia mandandolo in campo, lui lo ha ripagato immediatamente con questa rete. Da queste immagini possiamo apprezzare meglio la punizione dalla quale è scaturito il gol, l'esecuzione perfetta di interno piede, non può fare niente il portiere qui. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando. Opportunità. Buona protezione del pallone qui. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Under. Azione interessante questa, attenzione. Prova ad aggirare la difesa. E c'è la rete che allarga ulteriormente, porta più 4. Qui ha potuto colpire da pochi metri, il portiere non ha potuto fare altro per raccogliere il pallone in fondo alla rete. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Sale Insigne. Insigne si libera del difensore. Palla gol per Insigne, attenzione. E c'è il gol, accorciano le distanze, forse un po' troppo tardi. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. È arrivato come un treno sul pallone e non ha avuto problemi a metterla dentro. Oggi gli attaccanti delle due squadre sono letteralmente scatenati. Riconquista il pallone. Under. Suggerimento interessante tra le linee. Chiude bene il triangolo. Attento a qui il portiere che dice di no. Show. Possesso per Insigne. Arbitro che fischia alla fine del match. Possono davvero essere contenti per come hanno giocato oggi e si portano a casa un trofeo che era sicuramente fra gli obiettivi stagionali. Sì, Pier, è una vittoria molto importante, sicuramente un'iniezione di fiducia notevole
per questi ragazzi che hanno sofferto tanto durante questa lunghissima stagione, infortuni, cali di tensione, un percorso lungo e difficile, ma alla fine hanno raggiunto con merito questo obiettivo. Sono sempre rimasti contatti, merito anche dello staff tecnico che è sempre stato capace di motivarli. Grande vittoria. Portano a casa il primo trofeo di questa stagione e se queste sono le premesse, Lele, sarà una grande annata per loro, possono davvero essere protagonisti. Ma certamente, Pier, una volta che vincono a competizioni inizi a prenderci gusto e pensi subito al prossimo obiettivo, lo sappiamo, no? Vincere porta a vincere. Io ho la sensazione che in tempi brevi rivedremo ancora scene come questa con gli stessi protagonisti, anche perché vedo una squadra già affiatata, anche se lavora insieme da poco tempo. È il loro momento, tutta la squadra riceve la coppa al centro del campo e finalmente il capitano può alzarla al cielo perché sono loro i campioni. Giocatori che finalmente possono posare assieme al trofeo appena conquistato e questo titolo può dare grande carica per tutta la stagione. Concordo, vincere aiuta a vincere. Occhio però a non montarsi troppo la testa, è la stagione lunga. In those civics and you were trying to keep me from winning, but I did it, I did it. Ask about me, I did it. Let man stay on my sofa, I did it. Bust him up.